Buongiorno, benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento dei martedì di Scienza e Conoscenza. Io sono Mariana Gualatti, sono il direttore responsabile della rivista e saluto il nostro ospite di oggi che è Massimo Teodorani. Massimo, benvenuto a questo appuntamento e grazie di essere qui con noi oggi. Grazie dell'invito. Allora, Massimo Teodorani è un astrofisico, si è laureato in astronomia all'Università degli Studi di Bologna e poi ha conseguito un dottorato in fisica stellare. Ha lavorato per diversi anni al radiotelescopio di medicina dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha collaborato a lungo tempo con il progetto SETI e si è dedicato allo studio dei fenomeni luminosi anomali. Accanto all'attività di ricerca ha sempre svolto anche quella di divulgazione, pubblicando diversi libri con il gruppo editoriale Macro, proprio in occasione della nuova uscita di alcuni suoi bestseller. L'abbiamo qui oggi con noi per presentarceli. Ve li faccio anche vedere. Sono i libri dedicati a due grandissimi fisici del XX secolo, ovvero David Bohm, La fisica dell'infinito, e Tesla, Lampo di genio. Vedete qua col bollino i grandi della fisica del XX secolo. Massimo, allora, partiamo. Io direi, che cos'è che ti ha affascinato della figura di Tesla, tanto da dedicargli appunto un intero volume? Guarda, io sono sempre stato interessato alla creatività nell'ambito scientifico. Creatività non ha nulla a che vedere con l'arte in campo di scienza, ma con la capacità di sviscerare idee che portano all'innovazione nella scienza. Tesla era uno di questi, non era esattamente un fisico, ma conosceva la fisica, la matematica molto bene. L'aveva studiata canonicamente, ma in realtà era un inventore, quindi è una figura più vicina all'ingegneria che alla fisica, anche se nella seconda parte della sua vita attiva si è occupato anche di fisica, ma solamente a livello speculativo, quindi non a livello di sperimentazione, non a livello di teoria, ma a livello di idee anche particolarmente fuori dai tempi, avanti nel futuro di 3 secoli, dovrei dire, perché alcune delle sue idee non sono state realizzate. Invece, per quello che riguarda la sua attività come inventore, moltissime delle sue idee sono state messe in pratica. E come dicevo, io sono affascinato da questa figura perché si comportava in maniera decisamente sui generis, quindi non come i miei colleghi, incluso il sottoscritto, sottomettendo dei lavori a delle riviste referate, quindi con dei referee, con delle persone che giudicano il tuo operato, ma semplicemente passando da un'idea che lui aveva, diciamo, senza matematica o se non alcuni pratici calcoli, direttamente alla realizzazione delle sue opere in forma prettamente ingegneristica. Quindi era una figura molto, ma molto particolare. Adesso, dopo, parlerò di più su quali sono i miei apprezzamenti alla figura di Tesla, ma anche le mie critiche. Perché certamente, se io sono stato interessato a Tesla, il libro è stato scritto 15 anni fa, anche se sono felicissimo di riproporlo. Ci sono delle cose che vanno dette riguardo ai suoi errori e riguardo al suo genio. Era una persona indubbiamente molto geniale, ma si comportava in maniera non canonica, non sottometteva le sue idee ai suoi referee, non accettava la peer review e il confronto con gli altri scienziati, anche se alcuni scienziati lo apprezzavano. E quindi faceva tutto da solo, era la classica figura dello scienziato pazzo, praticamente, chiuso nel suo laboratorio con il suo fedele assistente e realizzava delle cose che non sono state solo
diciamo, una pura velleità personale, ma sono state invenzioni che hanno cambiato indubbiamente il nostro modo di vivere, in modo particolare la corrente alternata che noi utilizziamo in tutto il mondo in maniera estremamente efficiente. Ma poi c'erano tante altre invenzioni, brevetti, proposte, diciamo, di ricerca. Il suo carnet era ricchissimo, quindi sì, era veramente un genio. Da dove scaturissero le sue idee non si sa. Ho elaborato un'ipotesi, che non è una teoria, ma un'ipotesi, di cui parlerò più in seguito se c'è tempo. Ascolta Massimo, ci hai dipinto appunto un genio assolutamente eclettico, ci hai parlato della scoperta della corrente alternata che tutti noi utilizziamo oggi. Quali sono le altre scoperte scientifiche, le invenzioni più eclatanti che ha fatto Nikola Tesla? Sì, allora innanzitutto l'opera di Tesla soppianta, si può dire, quella di Thomas Edison, che pure era un grande realizzatore, diciamo, di invenzioni, per avere sostituito la corrente alternata alla corrente continua. E il vantaggio della corrente alternata, per chi non lo sa, che è basata sulla bobina a induzione, cioè sul campo sulla oscillazione del campo magnetico, che permette quindi di avere un abbassamento, un innalzamento della corrente in maniera tale che il sistema non si riscalda eccessivamente grazie alla resistenza elettrica, e quindi è possibile trasmettere energia a grandissime distanze, a distanze più di 10 volte maggiore di quelle della corrente continua. Oltre a questo, ci sono state altre invenzioni che poi derivavano dall'invenzione della sua bobina, la famosa bobina basata sul motore, diciamo, a induzione, che hanno portato a svariate altre invenzioni, tra cui per esempio le lampadine a fluorescenza, le lampadine ad altissimo guadagno, tramite il quale lui fu capace di illuminare intere città in maniera efficientissima. Ci fu quello, ma ci furono invenzioni non solo elettromagnetiche ma anche meccaniche, perché Nikola Tesla aveva studiato a fondo empiricamente, ad esempio, il meccanismo della risonanza sia elettrica che risonanza meccanica, al punto tale che aveva costruito un risonatore, che è reale, in grado di sintonizzarsi con la frequenza di risonanza dei materiali, per esempio di cui sono costituiti un grattacielo, per esempio una casa, per farlo tremare. È una cosa del genere, teoricamente era in grado di creare terremoti artificiali. Questo è un esempio della sua ecletticità. Rimanendo nel campo elettromagnetico, fu l'autore dell'invenzione di apparati che oggigiorno stiamo utilizzando, come ad esempio il radar, fondamentale per la navigazione aerea ma anche per la navigazione marittima. La radio aveva in parallelo con Guglielmo Marconi elaborato un suo modello di radio. E ci fu una controversia tra i due. In effetti, nel campo scientifico e tecnologico sembrano esserci delle sincronicità che all'improvviso le scienziati diversi a distanza grandissima inventano la stessa cosa, anche se in forme differenti, e allora si fanno la guerra l'un l'altro in merito alla paternità di una certa invenzione. Non credo poi che Marconi abbia realmente rubato il brevetto di Tesla, anche se l'aveva visionato. Ci sono strane fenomenologie, diciamo, soprattutto sono accadute nel periodo, nel XX secolo, ci sono state grandi invenzioni, grandi scoperte, molte sono avvenute sincronicamente, stranamente, e non solo, ma Tesla aveva inventato anche sistemi per telecomandare, ad esempio, un battello,
o anche un sommergibile, fece esperimenti su un laghetto, naturalmente di fronte a tutti, e poi tante altre invenzioni, come ad esempio i raggi X, che ci hanno permesso di esplorare la parte interna del nostro corpo, ma anche dei materiali, naturalmente, che vogliamo analizzare. Una macchina che lui chiamò elettroterapica, basata sui suoi studi delle frequenze molto basse, c'era la banda ELF nell'ordine da 0 ai 100 Hz, che lui verificò essere capace di avere un effetto benefico sia sulle cellule che sulla psiche. Ricerche di questo genere poi sono state continuate dal neurofisiologo canadese Michael Persinger e confermato. Poi altre tantissime invenzioni, come ad esempio la turbina senza pale, la turbina meccanica, tanto per far vedere che Tesla è interessato non solo alla parte elettromagnetica, ma anche alla parte meccanica e anche alla parte termodinamica. E poi c'erano l'aereo a decollo verticale, per esempio, una invenzione di questo genere. Poi si è concretizzata, diciamo, 60-70 anni dopo, con la realizzazione del Harrier, che è un aereo a decollo verticale militare che gli inglesi inizialmente hanno inventato e che tutt'oggi, la cui tecnologia tutt'oggi è sperimentata con l'F-35 B a decollo verticale, in servizio molto presto anche sulla nostra portaerei. Altre cose, pensò a un sistema per imbrigliare l'energia solare, per esempio, pensò anche a armi a energia diretta, come il cosiddetto raggio della morte, tramite il quale, usando una specie di camera di Faraday completamente isolata, riusciva ad accelerare particelle ad altissima energia, risultando quindi essere un precursore delle armi energia diretta, che un secolo dopo sarebbero state sperimentate e realizzate nello spazio dagli americani, dai cinesi e dai russi, per esempio. E quindi è impossibile ricordare le sue invenzioni. Io, tramite il mio libro, non ho voluto creare un libro di testo, e meno non c'è la presentazione di un trattato, perché lo scopo di questo mio libercolo, come per quello di Bohm, era quello di introdurre le persone e affascinare le persone, ma non affabulare, ma affascinare le persone all'inventiva, per poi permettere loro di approfondire i testi che sono e che ci sono in bibliografia. Quindi, per quello che riguarda le invenzioni, lui è stato onorato. Non è vero che la comunità accademica lo ha snobbato, è stato assolutamente onorato per quello che serviva, diciamo, agli esseri umani. Però non è stato snobbato, è stato giustamente criticato per il suo approccio autarchico nel gestire le sue invenzioni, per il modo non canonico di presentare le sue invenzioni, cioè quello di presentarsi come una specie di fenomeno da circo che mostrava le sue mirabolanti imprese al pubblico generale. Io capisco perché faceva così, perché voleva appassionare, voleva impressionare, e soprattutto una fede che destinava queste sue invenzioni non a un ristretto gruppo, a un circolo picquic, diciamo, di soli scienziati, ma erano destinate a tutta l'umanità. Quindi capisco giustamente questo comportamento in questa maniera. Per quello che riguarda, diciamo, la mia critica, che dicevo, ed è molto importante, lui non sottomise mai i suoi progetti a una commissione di referenti, cosa che invece tutti noi facciamo. Questo non è una cosa di un processo, è di verificare quanto è giusto un'idea, se un'idea è trampalata o meno,
altri, se non estrapolato, devono verificare gli stessi risultati. Tesla questo non lo fece, non voleva coinvolgere i colleghi. Questo è stato un enorme errore, non solo un errore di protocollo, ma anche un errore perché se lui avesse sottomesso le sue ricerche, molti scienziati le avrebbero apprezzate, avrebbero tentato di riprodurle e probabilmente avremmo avuto, grazie al consenso che sarebbe stato ottenuto, avremmo avuto la realizzazione di certe idee molto prima di quanto non è avvenuto. Quindi questo è stato un suo grande errore ed è anche l'errore di altri che, senza essere dei geni, sparano le loro idee strampalate spesso credendo di avere la verità in tasca, accusando la scienza di essere corrotta. Non ce lo dicono, corrotta, asservita ai poteri forti, preferisco non ridere su questa cosa. Ma non è così. Esiste effettivamente una tendenza del nostro sistema economico ad essere asservito ai magnati del petrolio, per esempio. O esiste anche la Big Pharma, per quello che esiste, non si può negare questa cosa. Certamente non è il mostro che viene presentato, diciamo, di quei tempi. Quindi purtroppo la figura è stata strumentalizzata, storpiata dai cospirazionisti. Ho cercato di difenderlo nel mio libro, spero di riuscire, anche se non ne qualcosa di questa cospirazione esiste, ma non è quella cosa fantascientifica che molti vogliono far apparire, insomma. Massimo, ti ringrazio. A volte sentiamo un po' di eco. Lo senti anche tu, vero? Eh sì. Vuoi provare a togliere le cuffie, a staccarle? No, adesso non ti sentiamo. Hai staccato proprio il jack delle cuffie? Se no non ti sento se parli. Niente, senza cuffie non ti sentiamo. Le hai riattaccate? Ma non lo sentiamo. Allora, un attimo, scusate. Prova a riattivare il tuo audio, che credo che si sia disattivato nel momento in cui hai staccato le cuffie. Sì, ha l'audio disattivato. Hai l'audio disattivato. Ora Romina dalla regia magari ti aiuta a riattivarlo. Nel frattempo vi faccio rivedere il libro di Massimo Teorani, Tesla, lampo di genio, in una bellissima e nuovissima veste grafica. E vi invito a iscrivervi alla newsletter di Scienza e Conoscenza, perché se non siete già iscritti, fatelo. Nei prossimi giorni vi arriverà un messaggio con uno sconto per poter acquistare i libri di Massimo Teodorani, che vi ricordo sono appena usciti in nuova edizione, sono Tesla, Lampo di Genio e BOM, La fisica dell'infinito, di cui parleremo tra poco. Ne approfitto anche per farvi vedere l'ultimo numero di Scienza e Conoscenza, eccolo. La risonanza nei sistemi viventi è uscito un paio di settimane fa, quindi fresco di stampa. Potete acquistarlo su www.scienzaeconoscenza.it e anche in questo numero parliamo di fisica. Fisica e arte, cosa c'entra la fisica con l'arte? Un'intervista al fisico Davide Fiscaletti c'è un buco nero al centro della nostra galassia. E poi tanti altri articoli di medicina integrata e scienza. Possiamo ricollegarci con Massimo Teodorani? Ci proviamo? Chiedigli se riesce ad accedere dallo stesso link che ha inviato. Massimo, prova ad accedere dallo stesso link che ti abbiamo inviato in prima battuta. Scusateci per chi ci segue, il bello della diretta. Abbiamo cercato di risolvere il problema dell'eco, ma ne abbiamo creato un altro più grande, che speriamo di risolvere al più presto.
Ok, non vedo più Massimo Teodorani. Devo riaccendere con quel link adesso. Spero di rivederlo a breve, ma ho qui altri libri di Massimo Teodorani che vi faccio vedere e sono Sincronicità, che vi anticipo uscirà anche questo in una nuova edizione entro la fine dell'anno, e abbiamo il progetto di ripresentarlo sempre insieme a Massimo in un'altra diretta qui è il martedì di Scienza e Conoscenza, e anche l'atomo e le particelle elementari. Anche questo è un bellissimo libro, molto corposo, in cui Massimo Teodorani ci spiega appunto la fisica delle particelle elementari. Proviamo a vedere se... vedo. Eccoci! Okay. Mi sono ricollegato. Fantastico, bene, siamo felicissimi di averti ancora qui, anche perché ci sono tante persone in linea che saluto e che ti salutano. Anche da parte mia. Che sono Mariella, Anna, Roberto, Fabio e spero di non dire male il nome, Ignia, che ti seguono e ti salutano e ti ringraziano per essere qui con noi oggi ed io con loro. Allora, stavamo parlando di Tesla e, tra virgolette, dei suoi errori, di quanto poco amasse il confronto con i suoi colleghi, ma di quanto poi questo confronto sia necessario per il progredire della conoscenza. Massimo, la lungimiranza e la genialità di Tesla, appunto, sono due caratteristiche fondamentali di questa figura, ce ne hai parlato approfonditamente. Lui aveva una idea dell'etere particolare, e quella di trarre energia libera da questo etere, da questo vuoto. Questa sua idea trova oggi delle conferme in quello che è il dibattito all'interno della comunità scientifica? Sì e no, nel senso che va premesso che Tesla era intanto molto critico con Einstein, riteneva la teoria di Einstein come una costruzione arbitraria, addirittura metafisica. Questo è quello che Tesla diceva, non quello che io penso. Io non sono d'accordo, io sono un difensore di Einstein. Riteneva che esistesse l'etere, che praticamente è una sostanza attraverso cui gli scienziati prima di Maxwell, per esempio, ritenevano che l'etere si propagasse attraverso questo mezzo. In realtà la sua ipotesi sull'etere si rivelò completamente sbagliata, perché tramite un esperimento di Michelson-Morley e tramite la teoria di Einstein questo etere non c'è, non esiste. Però c'è qualcos'altro che potrebbe assomigliargli, e questo qualcos'altro è descritto, chiaramente non è osservabile perché è su una scala di 10 alla meno 33 centimetri, è la scala di Planck, la più piccola osservabile. Su quella scala, quello che su scale maggiori ci apparirebbe il nulla, il vuoto, in realtà non è vuoto, ma è una specie, come viene chiamata in gergo tra dei fisici quantistici e nucleari, subnucleari, schiuma quantistica. Sostanzialmente si tratta come di un oceano perennemente ondeggiante, e questo ondeggiamento è causato dalla formazione random di particelle virtuali. Da una di queste particelle virtuali è nato il nostro universo. Il nostro universo è nato quindi dal nulla, ma è un nulla solo apparente, perché si formano in continuazione, c'è un ribollire di queste particelle virtuali che vengono prodotte dal vuoto. E quindi l'idea di produrre energia libera, già il termine mi risuona, io l'ho scritto nel mio libro, però il termine energia libera non dice assolutamente niente. Cioè, capisco benissimo che l'idea di Tesla era quella di destinare
energia alle grandi masse, che la sua inventiva era destinata al mondo, e questo gli rende onore sostanzialmente. Però, diciamo, energia libera, c'è qualcosa nel vuoto creato da questo ribollire. Questo qualcosa è stato dimostrato tramite un famoso esperimento molti anni fa da un fisico olandese chiamato Hendrik Casimir, che dimostrò che a certi livelli il vuoto, quello interatomico, quello che c'è tra gli elettroni e i nuclei dei nostri atomi, per esempio, è in grado di esercitare una pressione su due piastre che vengono messe una accanto all'altra, ma a distanza molto ravvicinata. Quindi qualcuno ha detto, ma se noi riuscissimo a estrarre questa energia, teoricamente illimitata, se riuscissimo ad amplificarla, riusciremmo a fare delle grandi cose. Bene, non ci siamo ancora riusciti. Dal punto di vista della scienza accademica, a cui io appartengo, anche se lavoro indipendentemente adesso, questo non è possibile. Però esistono delle teorie, e per teorie noi fisici intendiamo qualcosa che è fondato su un'architettura matematica, ok? Un'architettura matematica, esiste una teoria che però non ha ancora un corrispettivo fondamentale, tramite la quale è possibile, se riesce a produrre in grande quantità questa energia, cosa che noi non siamo ancora capaci di fare, è possibile alterare il tessuto dello spazio-tempo e quindi di fare diverse cose, come ad esempio aprire dei tunnel spazio-temporali, cosiddetti wormhole, cosa che ci permetterebbe di passare da un punto all'altro dell'universo, diciamo anche migliaia di anni luce, in un battibaleno, proprio contraendo lo spazio-tempo, oppure contraendo lo spazio-tempo davanti a un'astronave e espandendo lo spazio-tempo dalla parte opposta, il dietro dell'astronave, è possibile farlo per fare viaggi spaziali al momento impossibili. La teoria ci dice che questo è possibile. L'Einstein-Rosenbridge, il tunnel di Einstein-Rosen, due fisici, è matematicamente possibile, però non sappiamo come poter ottenere questa grande quantità di energia al momento. Ne abbiamo ottenuta soltanto una piccola quantità in laboratorio. Sicuramente qualcun altro nell'universo ci è riuscito. Forse ci arriveremo, troveremo il modo di farlo, ma al momento non sappiamo come farlo. Quindi il sogno dell'energia libera ha un solo corrispettivo. Una teoria di Einstein e Rosen, mentre quello che Tesla diceva non è mai stato realizzato. Per lui parlava di onde scalari, che è un concetto quasi esoterico della fisica, una forma di onda che non è elettromagnetica, che non si propaga alla velocità della luce e che sarebbe stata, secondo Tesla, responsabile di certe manifestazioni che avvenivano nel suo trasmettitore ad amplificazione, che era un sistema, un'antenna praticamente ultrapotente, che sparava energia ad altissima frequenza e voltaggio verso il centro della Terra per ricevere l'onda di rimbalzo aumentata e poi, utilizzando particolari antenne, di distribuire questa energia in tutto il pianeta. Lui non aveva mai spiegato la ragione di queste strane scariche elettrostatiche. La questione delle onde scalari è una questione attualmente aperta, che nessuno ha spiegato. C'è chi crede di aver capito tutto, ma al momento non è stato capito tutto. Il suo progetto di distribuire energia in questa maniera, cioè senza fili, tramite trasmettitori, energia ottenuta pompando energie primarie verso la Terra, è una cosa che non è stata al momento mai realizzata. L'idea dell'energia libera, secondo Tesla, non è stata mai realizzata. Attualmente, se non da qualche scienziato un po' strano,
diciamo, ci sono laboratori che sono esplosi, per esempio, diciamo, c'è, perché si richiedono correnti elettriche talmente elevate che vengono sviluppate resistenze elettriche così potenti da creare elevate temperature. Oggi forse con i superconduttori, forse a temperatura ambiente si riuscirà a utilizzare energie di quel tipo, ma dovremo aspettare ancora, a mio parere, ancora 50 anni per vedere qualcosa. Al momento la cosa più sensata è utilizzare, tentare di vedere come estrarre energia dal vuoto quantistico, perché è lì che esiste una teoria matematica. E dove esiste una teoria matematica, sicuramente esiste un corrispettivo sperimentale che ancora non abbiamo trovato. Tesla, nella seconda parte della sua vita, elaborò certe notevoli speculazioni che però non erano matematizzate. Quando una speculazione è lecita in fisica, ovviamente se è autoconsistente, se è coerente, anch'io ne ho fatte, come ad esempio nel mio libro in lingua inglese The Hyperspace of Consciousness di 5 anni fa. Ma far passare una speculazione per una teoria ce ne passa. E lui invece andava in pubblico come un personaggio da circo dicendo: oh, guardate, mi è venuta questa idea, la vorrei fare, ma questa idea non aveva un corrispettivo matematico. Per cui il lavoro speculativo di Tesla sulla fisica, non dico che non è stato utile, è stato molto utile in quanto ha stimolato i fisici a pensarci sopra. Però nel modo con cui lui aveva posto questa parte del suo pensiero non era assolutamente canonico. Per cui molte delle cose che lui aveva detto erano solo speculative, mai dimostrate. La teoria delle onde scalari ancora non ha una spiegazione, quindi bisogna essere coi piedi per terra. E nello stesso tempo avere il coraggio di tirare la palla oltre il fosso e di guardare più in là, a costo di rischiare la faccia, di rischiare tutto. Perché lo scopo primario comunque della scienza è quello di innovare e di esplorare, e questo è equivalente ad un parto molto doloroso, soprattutto per chi è sulla linea del fronte, naturalmente, e Tesla lo era. Grazie mille Massimo, prima quando parlavi di viaggi del tempo, wormhole, mi è venuto in mente un bellissimo film che forse chi ci vede ha già visto, che è Interstellar, che vi consiglio di vedere perché è veramente molto molto affascinante e ci dà una visione, no? Proprio di quello che potrebbero essere, che sono questi temi, ce li fa un po' toccare dal vivo e crea veramente una grande fascinazione. Quindi se non l'avete visto vi consiglio di guardare Interstellar. E mi viene in mente anche un'altra cosa riguardo a Tesla. C'è una persona che oggi si è, come dire, si è fatto un po' l'erede di Tesla, no? Elon Musk, penso. Anche lui è un grande innovatore, una persona appunto che si è anche, tra virgolette, appropriata di questo nome. Ma oggi, secondo te, ci sono degli eredi di Tesla? Cioè, c'è una tipologia di scienziato che ha fatto, diciamo, tesoro di quelli che potevano essere i punti di forza di Nikola Tesla? Sì e no. Diciamo che c'è un teorico, è un ingegnere nucleare, ha anche una laurea in matematica, adesso dovrebbe avere i suoi anni, Thomas Bearden, che ha lavorato presso un sottomarino nucleare e ha studiato a fondo Nikola Tesla, cercando di matematizzare molte idee che Tesla non aveva ancora formalizzato. Il problema è che in scienza bisogna essere tecnici sempre, ma nello stesso tempo bisogna avere le idee chiare, e temo che questo ricercatore, per quanto bravo insomma nel maneggiare matematicamente, diciamo, la cosa, non abbia ancora focalizzato il problema, a mio modesto parere. I suoi libri sono impenetrabili, nel senso, non è per la questione della matematica, quella va bene, quella è comprensibile almeno per noi, ma è il fatto di non essere focalizzati
su un punto. Allora, quello è il mio target. Immaginate di prendere un fucile e di sparare un target. Io devo sparare quel target, no, non mi devo distrarre su altre cose. Quello e basta. E ancora non ho visto questa tendenza. So che ci sono alcuni scienziati in Russia che hanno seguito, diciamo, il lavoro di Tesla e che hanno anche elaborato certe teorie un pelino strampalate. Adesso non ricordo il nome, ma ce ne sono diversi. Ci sono molti inventori, a mio parere. Voglio dire, io apprezzo l'iniziativa di queste persone perché a loro spese si fanno dei laboratori in cucina, per esempio, o quando va meglio nel tinello, nel garage, così. Io li apprezzo moltissimo quello che fanno, ma di lì a dire io ho scoperto il modo di, no, perché per scoprire una cosa bisogna prima qualificarsi e laurearsi nelle materie giuste, poi fare esperienze in quelle materie e poi eventualmente fare anche ricerca indipendente. Ma ci sono purtroppo dei personaggi che sono convinti di aver trovato la cosmologia ultima, quando invece sono solo loro elucubrazioni. Quindi è bene essere informati su come il metodo scientifico procede, prima di tutto. Io ho visto, ne parlo anche alla fine del mio libro, diversi inventori che hanno realizzato qualcosa, adesso non ricordo i loro nomi, alcuni, per esempio Nodin è uno dei più recenti, sono riusciti a creare una forma di levitazione magnetica, ma non so, sono solamente in grado di sollevare un foglio di carta stagnola, non riescono ad andare oltre a quanto mi riguarda. Che poi possano esistere dei progetti segreti, soprattutto delle forze armate americane, questo non posso né confermarlo né escluderlo. Non mi meraviglierei che chi gestisce il potere militare di qualunque nazione possa essere particolarmente interessata a sviluppare certe idee che Tesla aveva lanciato, come per esempio il raggio della morte, per dire. E in effetti sembra che qualcosa sia venuto fuori, almeno ci sono delle coincidenze notevoli, cioè le armi a energia diretta, guarda caso, hanno cominciato a venire fuori, diciamo, questi progetti 20-30 anni dopo la morte di Nikola Tesla, che poi siano stati costruiti un sacco di cospirazioni, un sacco di fatti mai provati. ARP ci sta leggendo nella mente, oppure ARP è creato per fare terremoti. Questo è completamente e totalmente falso. Sono stati fatti dei calcoli e purtroppo c'è molta disinformazione qui, e la figura di Tesla è stata, non dico solo strumentalizzata, ma è stata abusata. Se Tesla fosse qui si rivolterebbe nella tomba, mi dispiace doverlo dire, come difensore. Ma ci sono anche diversi inventori che fanno un ottimo lavoro, che hanno un comportamento, come dire, modesto, umile, come bisogna essere nella scienza, e quindi io mi cavo il cappello, e non solo, ma faccio loro i miei auguri, naturalmente. Allora, prima di andare avanti, grazie mille Massimo per le tue riflessioni davvero così ficcanti, volevo ricordare a chi ci segue che i martedì di Scienza e Conoscenza sono un appuntamento fisso e che per essere invitate alle nostre dirette dovete mettere mi piace alla nostra pagina e iscrivervi alla newsletter. Abbiamo dedicato già tanto spazio a Tesla e direi di passare all'altro, che è David Bohm, un grandissimo fisico del Novecento. Anche qui abbiamo una monografia. Qual è stata la particolarità di David Bohm? Cioè, perché David Bohm è stato uno scienziato, anche lui sui generis, anche se in modo completamente diverso poi rispetto a quello di Tesla? Allora, David Bohm era una figura completamente diversa da quella di Tesla, intanto perché aveva una preparazione canonica, aveva un PhD, un dottorato di ricerca in fisica teorica, e quindi era molto più strutturato. Era un vero fisico,
quindi non era un inventore, era proprio un fisico teorico. Fisico teorico non significa, diciamo, oh, mi è venuta un'idea, la scrivo discorsivamente, no? Fisico teorico significa avere un'idea, capire un problema e formalizzarlo con matematica molto, ma molto elevata. Questa è la fisica teorica e quindi soprattutto la teoria della relatività e la meccanica quantistica. Bohm era un fisico della meccanica quantistica. Come si distinse Bohm dai suoi colleghi del tempo, fisici quantistici come Bohr, come von Neumann, come Heisenberg, come Schrödinger? Si distinse dal fatto che mentre loro, seppur nella loro grande genialità, riuscirono a formalizzare matematicamente il comportamento di una particella, utilizzando una funzione di probabilità che si chiama funzione d'onda, rappresentata dall'equazione di Schrödinger, per esempio, che è l'equazione fondamentale della meccanica quantistica, Bohm non solo studiò a fondo il significato di questa equazione, perché Bohm seguiva i significati, cosa vuol dire questa cosa qui, ma cercò di dargli un'interpretazione. Allora arrivo al punto. Il punto è che in meccanica quantistica le cose non funzionano come nel caso della macrofisica, e cioè ciò che studiamo con l'astronomia, oppure con la fisica ordinaria di ogni giorno. Se io osservo la Luna e non la osservo, la Luna è sempre lì, indipendentemente da me. Ma nel caso delle particelle elementari come gli elettroni, come i protoni, i quark, i leptoni e tutte altre particelle, quando noi tentiamo di osservarle, perturbiamo, diciamo, queste particelle. Osservare cosa vuol dire? Non vuol dire osservare, il mago osserva, vuol dire misurare. Per noi osservazione significa misura, e per un fisico delle particelle elementari misura significa inevitabilmente iniettare fotoni in un sistema con un microscopio elettronico, perché se non mandi fotoni, cioè luce, non riesci a vedere quello che vedi. Però nel momento in cui lanci questi fotoni nel mondo microscopico, succede che tu perturbi quella particella, per cui l'atto di osservare misurando una data particella la perturba. Non solo, ma questa particella, prima di essere osservata, non è che si trovi in un punto del cielo orbitando come la Luna, come Marte o come la Terra stessa. Può trovarsi in tantissimi punti simultaneamente, in quella che noi denominiamo come nuvola di probabilità. Questo è il gergo dei fisici quantistici. Per cui prima di osservare la probabilità di trovare una particella, la particella si può trovare ovunque. Nel momento in cui osserviamo la particella, boom, succede che la funzione d'onda che descrive il sistema quantistico collassa, collasso della funzione d'onda, e la particella la vediamo in un solo punto. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che la meccanica quantistica ci ha aperto delle porte, facendoci capire che a certi livelli la natura ci è inconoscibile. Mentre noi possiamo guardare Marte, possiamo guardare un tramonto, possiamo guardare la Luna, i pianeti, con le nostre sonde spaziali, Ganimede, Giove, eccetera, nel caso diciamo che noi vogliamo osservare allo stesso modo le particelle, noi osserviamo solo un milionesimo di quella che è la loro intima realtà. Quindi c'è qualcosa che ci sfugge, è inavvicinabile, okay? Ma oltre a questo c'è anche un fatto ancora più eclatante. In meccanica quantistica, due o più particelle che hanno interagito almeno una volta tra di loro, se noi le separiamo e osserviamo una delle due particelle che è rimasta in laboratorio mentre l'altra si trova a milioni di anni luce di distanza, perturbiamo, okay? L'osservatore perturba la particella in laboratorio, e ad esempio se si tratta di un elettrone,
invertiamo il segno del suo spin, cioè il valore quantizzato del suo momento angolare, cioè la sua capacità quantizzata di ruotare più o meno, più mezzo o meno mezzo. Se osserviamo la partizione in laboratorio, lo spin cambia da più a meno, ma simultaneamente l'altra particella, anche se si trova a un milione di anni luce, reagirà simultaneamente. Perché c'è una legge della fisica che si chiama conservazione dello spin, deve essere rispettata. E per rispettare questa legge inevitabilmente si arriva a questo paradosso che fu scoperto da Einstein, Podolsky e Rosen, paradosso Pierre. Quindi da qui nacque, in seguito grazie a esperimenti cruciali come quello di Alan Aspect nel 1982, il concetto di entanglement, cioè di intreccio. A certi livelli l'universo, a livello delle particelle, si comporta come una sola cosa, come un uno indivisibile. È proprio per questo che due particelle in stato di entanglement, cosa che è stata riprodotta poi in laboratorio, non è solo più un esperimento mentale, due particelle, n particelle, migliaia di particelle, si comportano come una unica entità, al punto tale che una sola funzione d'onda della meccanica quantistica descrive questo gruppo. Ad esempio, ciò avviene nei fenomeni di cosiddetta coerenza quantistica, dove ci sono tante particelle vicine che si comportano all'unisono. Bene, adesso arrivo al punto di Bohm. Bohm era sconvolto dalle conseguenze di questi fatti qui. E a un certo punto disse, ma io non sono convinto che a livello delle particelle elementari l'universo sia indeterminato. Io voglio una forma di determinismo come lo abbiamo nella fisica standard, classica, newtoniana, e lui arrivò a questa forma di determinismo prendendo l'equazione di Schrödinger, della meccanica quantistica, e dividendola in due componenti. In tal modo l'elettrone, tanto per fare un esempio di particelle, veniva descritto in due modi, simultanei ed equamente validi. Una parte classica, che descrive l'elettrone come una particella classica, come un sasso, come un pianeta, soggetto alla sua traiettoria, e dall'altra parte un cosiddetto potenziale quantistico che funziona come una guida all'elettrone e dice all'elettrone dove e come si deve muovere. In sostanza, quindi, si veniva a profilare una visione della realtà in cui da una parte esiste la fisica classica che è assolutamente valida, okay? E dall'altra parte esiste la fisica non classica dove l'informazione non viene data tramite segnali di luce a 300.000 km al secondo, quindi con causa ed effetto, ma viene data simultaneamente tramite il meccanismo dell'entanglement, in maniera, come si dice, non locale. Okay? Il potenziale quantistico informa istante per istante tutte le particelle dell'universo e gli dice quello che devono fare. Questo concetto, Bohm, che può essere controintuitivo, cercò di spiegarlo non solo agli studenti o a altre persone colte, ma anche ai colleghi, utilizzando delle vere e proprie metafore, un po' come gli antichi filosofi facevano, gli antichi greci, non so se anche i Celti facevano questa cosa, mi piacerebbe così, ma comunque l'idea, la metafora più importante, ce n'erano tante che lui aveva creato, è quella della nave. Allora lui immagina che l'elettrone, particella fisica, si comporta come il motore di una nave. Ok, un momento, è come una nave, ok? E la nave per muoversi ha bisogno di un motore, ok?
e il motore della nave rappresenta la fisica classica, rappresenta la traiettoria classica che un qualsiasi oggetto fisico deve avere. Quindi la nave si muove grazie al motore, però appunto il motore sposta la nave, ma se tu non sai dove andare, la nave può girare intorno, può rompersi contro gli scogli, tipo schettino, roba del genere, e quindi c'è bisogno di una guida. Questa guida è rappresentata dal radar della nave, quindi il radar è il potenziale quantistico che dice all'elettrone dove muoversi ad ogni momento, per cui a certi livelli, a livello delle particelle elementari, Bohm riteneva che esistesse una guida, e diciamolo pure, una coscienza, come se la materia fosse impregnata di una forma di coscienza, che non chiamarla coscienza è riduttivo, ma è come se fosse la coscienza. Ed è da qui che è nato la teoria di Bohm, ha dato luogo alla teoria dell'universo esplicato e dell'universo implicato, implicito, altri lo chiamano così. L'universo esplicato, quello che obbedisce alle leggi della fisica classica, che funzionano straordinariamente bene, ne abbiamo la prova, e l'universo implicato è quello che ha a che fare con il potenziale quantistico che agisce in maniera non locale. Secondo Bohm esisteva quello che lui chiamava un olo movimento, il mondo esplicato e il mondo implicato si interfacciano in continuazione, è come se la materia e con essa l'energia avesse intrinsecamente dentro di sé quid, un qualcosa, diciamo, alcuni lo identificano come una cosa spirituale, io no, la identifico come quid, magari la coscienza è un oggetto fisico, secondo me. Non è necessaria l'esistenza di nessun Dio perché questo avvenga. La stessa meccanica quantistica ci insegna che l'universo è nato per puro caso da una fluttuazione quantistica di vuoto, senza alcuna teleologia, e a meno che non ci sia qualche essere intelligente che ha voluto pilotare questo meccanismo per creare universi, questo non posso escluderlo, ma sostanzialmente l'universo sarebbe fatto da due componenti, da due facce, una specie di angelo che accompagna costantemente la materia, a cominciare dalle particelle elementari. E quindi, sì, sostanzialmente Bohm rimase talmente impressionato dalle conseguenze che alla fine si sentì spinto ad andare oltre, a dire: ma allora, voglio dire, noi non siamo fatti solo di materia, siamo fatti anche di qualcos'altro. Quindi, però purtroppo si è perso in un rivolo filosofico, metafisico, e non riuscì ad andare avanti matematicamente come invece aveva fatto i primi tempi. Il suo lavoro è stato seguito, è tuttora seguito dal professor Basil Hayley del Birkbeck College di Londra, che sta tentando di matematizzare, diciamo, le idee di David Bohm, che era una persona peraltro molto etica, era una persona che addirittura era comunista, diciamo, quando era giovane, subito dopo il PhD a Princeton, e si vede che lui era una persona pulita, perché ai tempi del maccartismo in America fu interrogato perché era un comunista, e gli fu chiesto di fare il nome dei suoi amici comunisti, tra cui Oppenheimer, altro genio cinico comunque della fisica, e non volle fare il nome dei suoi amici. Quindi già questo ci fa capire che c'era una spinta spirituale, profonda, etica, che poi probabilmente lo guidò nei suoi studi, che sono tuttora ancora aperti, tanto per dare un'idea.
Ti ringrazio Massimo per la precisazione che fai spesso, che hai ribadito più volte oggi, della ancora validità della fisica classica, no? Perché magari chi si avvicina ai temi affascinanti della meccanica quantistica anche a livello divulgativo pensa un po' che, diciamo, la fisica classica sia stata sorpassata dalla fisica quantistica. E quando la fisica classica funziona, noi ci facciamo andare le macchine e i termosifoni, ci costruiamo i grattacieli, le scale e tutto, e quindi non è che è stata soppiantata da un'altra. No, assolutamente. Sono due modi diversi di guardare due realtà differenti. Certamente la fisica classica resta totalmente valida, e ho cercato, se tu osservi il mondo, diciamo, in una certa, diciamo, su una certa scala, su una scala macro mesoscopica, diciamo, la fisica classica va benissimo. Non solo, ma voglio aggiungere che chiunque fosse interessato a studiare la meccanica quantistica anche a livello divulgativo avanzato deve assolutamente formarsi almeno a livello elementare sui concetti della fisica classica. In caso contrario, non distorcerà i concetti della meccanica quantistica, arriverà a dire che ma il mondo quantistico ci dice come stanno le cose, non ce l'avevano detto, ma poi dopo la meccanica quantistica ha soppiantato la fisica classica. Assolutamente no. Sono due modi diversi di vedere la realtà su scale differenti. Ed è anche per questo che pochi mesi fa ho pubblicato un libro che parla solo marginalmente di meccanica quantistica, a volte un po' di più, si chiama Raccontare l'universo, che ho pubblicato su Tangram Edizioni Scientifiche, una casa editrice universitaria, per cercare di introdurre, diciamo, alla fisica più in generale, partendo dall'universo in grande. Quindi è fondamentale che le persone abbiano un'idea il più possibile chiara sulla fisica classica. Solo dopo allora sono pronte per studiare la fisica quantistica, non su internet. Ma ci sono in giro dei testi molto validi, divulgativi. È importante che gli insegnanti a scuola ne facciano una buona introduzione. Insomma, ci vogliono delle basi fisico-matematiche minime per poter affrontare il problema. In caso contrario è meglio non parlare, assolutamente, perché questa cosa del quantico ha portato a non solo a far arrabbiare i miei colleghi e me, ma anche a dire le cose che sono completamente false. E quindi è fondamentale dire queste cose. Non voglio attaccare nessuno, per carità, però è assolutamente fondamentale che queste cose si sappiano, insomma. Ti volevo leggere una domanda, un commento di un ascoltatore che è Carlo, che già si sposta verso un altro tuo libro, che è questo qui, Sincronicità, in cui parli di Jung e Pauli, e sì. Ti chiede, vorrebbe sapere se ci sono anche oggi degli scambi interdisciplinari di altissimo livello, come può essere stato appunto quello tra Jung e Pauli. Naturalmente non come ai tempi di Jung e Pauli, dove c'era uno psicologo analitico grande quanto si vuole come Jung e un fisico premio Nobel come Pauli. Oggi c'è, se vogliamo, qualcosa di molto di più, al punto tale che per studiare il meccanismo della coscienza ogni anno il professore Stuart Ameroff, che è un neurofisiologo anestesista americano della Arizona University, promuove un congresso internazionale di scienziati che si chiama Quantum Mind 2007, 2008, 2009. Io ho partecipato a quello del 2007, e dove svariati fisici, ma non solo fisici, perché la cosa è interdisciplinare, ma anche filosofi, neurofisiologi, si confrontano tramite
la loro impostazione per cercare di spiegare il meccanismo della coscienza da varie angolazioni. Io credo che i più famosi siano Stuart Ameroff col professor Roger Penrose, tra l'altro insignito del premio Nobel per la fisica 2 settimane fa, che hanno studiato un meccanismo di formazione della coscienza all'interno del cervello tramite un meccanismo quantistico che comporta il collasso della funzione d'onda, collasso spontaneo della funzione d'onda, e anche sia a livello quantistico che relativistico, per dei microtubuli che ci sono all'interno del cervello. E questo genererebbe momenti di coscienza, ok? E quindi ci sono, gli scienziati si stanno tuttora confrontando, ma in tanti, non solo in due. Al momento non ci sono delle conclusioni, però sì, ci sono questi confronti che stanno andando avanti, che potrebbero portare a un cambio di paradigma, volendo, purché questo paradigma non diventi una religione, perché allora ricadiamo nell'errore, cioè, e sono terreni molto delicati, perché, come dicevo in una mia conferenza recente a Bologna, è come camminare su una fune tra le cime di 2 grattacieli, cercando di non cadere né da una parte né dall'altra, ok? Ora, se tu non parti, non innovi. Se tu parti, potresti innovare, ma potresti anche cadere. Quindi è un momento delicato per l'umanità, però l'umanità ha bisogno di questo, anche perché la mancanza del parametro coscienza all'interno della scienza, a mio parere, ha portato a una, come dire, a un deterioramento del nostro modo di fare scienza, che ci ha portato a astrarci da quello che succede nella natura, dal nostro mancato rispetto per la natura e per tante, e il nostro modo di comportarci nella società. E quindi c'è studiare il meccanismo della coscienza come intrinseco alla materia, come Bohm, a mio parere, lo riteneva, significa non solo capire qualcosa di più dell'universo, ma capire di più su noi stessi e forse su quale strada dobbiamo intraprendere per la nostra evoluzione, tutti quanti insieme, questo grande astronave che si chiama Terra e che si sposta ruotando attorno al Sole, attorno al centro della galassia. Quindi dobbiamo sentirci come esseri cosmici, ma nello stesso tempo come menti scientifiche, razionali e al contempo aperte, non fino al punto da far crollare il cervello della scatola cranica, ma aperte al nuovo, se no non progrediamo. Grazie mille Massimo, con questa tua chiusa finale che rappresenta un pensiero sicuramente condiviso da molti, sicuramente condiviso da noi di Scienza e Conoscenza. Io ti ringrazio a nome di tutta la redazione, ma soprattutto di tutte le persone che ti hanno seguito oggi durante questa diretta, Isabella, Fabio, Carlo, che ti esprimono davvero un sentitissimo grazie, scrivono tutti, è stato bellissimo ascoltare Massimo Teodorani, mi sono commossa sentendo le sue parole, e quindi c'è stato davvero un grande riscontro di pubblico. Vi ricordo anche i libri appena rieditati di Massimo Teodorani, Tesla e Bohm, non so bene dove mettere i libri, dove mettere me stessa. Vi ricordo che se vi iscrivete alla newsletter di Scienza e Conoscenza, nei prossimi giorni vi riceverete anche un buono sconto, quindi per averli ad un prezzo scontato. Massimo, io spero che tu possa essere con noi ancora una volta prima della fine dell'anno, in occasione della nuova edizione anche di Entanglement, di cui abbiamo parlato già un pochettino oggi. Cronicità. Quindi magari diamo appuntamento ai nostri ascoltatori prima della fine dell'anno. Per sapere la data precisa, iscrivetevi sempre alla nostra newsletter e cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook. Massimo, grazie mille. Grazie a voi, Marianna, grazie mille. Alla prossima
Al prossimo appuntamento, martedì prossimo, con il martedì di Scienza e Conoscenza, rimanete connessi alle nostre pagine per sapere chi sarà l'ospite del prossimo martedì. Ciao ancora Massimo Teodorani, ciao a tutti voi, alla prossima!